Un'ave a tutti i legionari Barbarazzi non iscritti, io sono Alessi PCM e vi do il bentornato su Geopolitica Simulator 4 con l'India. Buttiamoci subito in partita anche perché sta per finire il primo trimestre, quindi potremo andare a ritrattare i nostri prestiti se riusciamo a chiedere nuovi finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale. In questo episodio andremo a fare un po' di cose. Innanzitutto voglio subito commentare una cosa che mi ha detto, mi ha proposto uno di voi nello scorso episodio, ovvero di fare una grande tassa patrimoniale per recuperare un po' di fondi da reinvestire. Pur essendo una buona mossa, personalmente non la trovo una manovra troppo di destra. Per curiosità possiamo andare a vedere cosa comporterebbe se il nostro partito è a favore, ma no, infatti il nostro partito non è assolutamente a favore di una cosa del genere. Vediamo se proponessimo un aumento minore, un po' più contenuto. Comunque il nostro partito generalmente non è favorevole. Ok, buona sapersi. Una cosa che invece vorrei fare in barba al partito è la legalizzazione della cannabis, non per, come dire, per essere in linea con il partito, anche perché non necessariamente un partito di destra è a favore della legalizzazione, ma quanto piuttosto perché nel gioco è un cheat che permette di ottenere un po' di fondi. L'unico problema è che sono contrario al 52% e magari ci servirebbe un po' una spinta. Noi proviamo a proporla e vediamo di organizzare un incontro magari con il nostro presidente. E mi sogno diventi presidente del nostro partito per magari convincerlo a spingere perché venga votata questa proposta. Ok, allora proviamo un attimo qui di incontrare lei. Vediamo di incontrare i socialisti. Ok, e magari anche quello di centro. Se anche solo uno riuscissimo a convincerlo a spingere un po' per questa legge, senz'altro sarebbe utile. Aumento salariale, cosa succede? Primo ministro si sta mormorando troppo nel mio ministero. Il personale sta perdendo la pazienza per un aumento di salario che ritiene legittimo. Ma allora, abbiamo già fatto un aumento di salario, quindi direi che per il momento ci limitiamo a questo. Allora, chiediamo a lei se vuole un ministero. Perlomeno a quella del nostro, alla presidente del nostro partito devo proporre qualcosa. Fatemi vedere un attimo il nostro gabinetto, perché gli potrei proporre un ministero, magari in cui c'è qualcuno di non particolarmente popolare. Ecco, esatto, se io ti offrissi, che so, tipo l'ambiente. Sarebbe un grande onore, perfetto. Però. E allora io non manterrò la mia promessa. Quid pro quo, amica mia. Io speravo di riuscire a convincerla così, ma a quanto pare non è bastato. Vediamo se mi sostiene qua. Nessun problema, non era nelle mie intenzioni, ma farò di tutto pur di accontentarla. Che detto dal leader di un partito d'opposizione non è male. Con piacere questa si chiama accoglienza. Vediamo se riusciamo a sostenerlo. Cioè, a spingerlo a sostenerci. Anche lui sì. Dovremmo farcela con i partiti d'opposizione. Forse, forse. Io lo spero naturalmente, facciamo riandare il tempo, andiamo su altre organizzazioni, no, scusate, era ONU, Fondo Monetario, chiedi un prestito, chiediamo 10 miliardi a loro e 10 miliardi a loro, sì, lo so che sono naturalmente cifre ridicole rispetto a quello che ci serve, però meglio di niente. Spionaggio industriale negli Stati Uniti, ok, è una cosa che volevamo fare. Poi, per quanto riguarda gli agenti internazionali, andiamo a guardare dopo aver fatto qualcosa qua, tra l'altro ci hanno beccato gli agenti negli Stati Uniti, naturalmente questo non fa bene e ci hanno rifiutato il prestito molto male. Allora, noi al momento non abbiamo una rete né in Bangladesh né in Sri Lanka e li vogliamo creare. Spionaggio politico, naturalmente. Bangladesh, Bangladesh. Eccolo qua. Una rete da 20. Spionaggio politico, perfetto. Nel frattempo succedono un sacco di cose. Richiesta di prestito rifiutata, richiesta di prestito rifiutata, peccato. Crescita annuale stimata al 10%, che non è male. Un po' da tutte le parti mi chiedono un aumento salariale che non vorremmo dare in questo momento, ma mi sa che potremmo essere spinti a darlo perché non vogliamo naturalmente troppi prestiti, cioè scusate, non troppi prestiti che ci siano sommosse troppe agitazioni. Ho le prove che il governo dell'Iran finanzia segretamente i terroristi della mafia cinese che attaccano la Corea del Sud. Wow.
Vabbè, teniamoci questa informazione, magari la utilizzeremo in seguito. Andiamo quindi a creare. No, perché mi hai fatto questo? La legge è passata? No, il progetto non è passato. Speravo che bastasse quello e invece non è bastato. Avrei dovuto chiedere al nostro ministro di spingere la legge, magari sarebbe servita a qualcosa. Vabbè, la riproporremo in seguito, non è un problema. Spionaggio politico, ok. 76%, buono. Tra l'altro, andiamo in lavoro. Dato che la disoccupazione adesso è davvero bassa, secondo me possiamo permetterci di diminuire un po' i fondi. Magari vediamo di mettere in linea l'aiuto per assumere i giovani e i lavoratori maturi. Agenzia per l'impiego, non aumentiamo i fondi. Vediamo un attimo i vari tassi. Popolazione sotto la soglia di povertà relativa, coefficiente Gini della disparità di reddito. Questo in realtà è diminuito, nel senso che è aumentata l'uguaglianza di reddito. Indubbiamente voi resterete il volto della lotta per l'uguaglianza dei sessi nel nostro paese, ok? Funzionari pubblici in percentuale della popolazione, indice di parità di salario 0,68, tasso di disoccupazione va bassissimo, purtroppo non ci fa vedere dati come lavoro infantile o quant'altro, quindi per compensare possiamo fare una cosa di questo tipo? Andiamo a risparmiare pochi soldi, lo sto facendo semplicemente perché non ci servono quei fondi lì in questo momento. Ok, ci ringraziano per questo. Noi dovremmo andare anche a lavorare un po' di infrastrutture rivolte a Nuova Delhi. Per cosa? Alleanza unica dei sindacati dell'India. E magari per quello che ho appena fatto. Quanto odio che mi spamma tutte queste cose qua. Ok. Dovrebbe finire rapidamente in teoria, però. Ok, questi li mandiamo qua. Questo lo mandiamo qua. A quanto pare qua le nostre forze di polizia non sono riuscite a reggere. Ok, è andata. Andata, andata, andata. E va bene così. Andiamo a vedere un attimo l'inflazione come sta andando. Sembra che un minimo scenda e questo è decisamente un bene. Poi volevamo fare ancora qualche contratto. Andiamo a vedere un attimo le info della nostra industria, volume per anno. Sì, in realtà questo non ci serviva, bilancia commerciale, acciaio. Abbiamo fatto un bel contratto per la costruzione di veicoli utilitari, costruzione di edifici, lasciamo stare. Industria chimica mi sembra che sia uno di quei settori in cui la vendita è meh. Gioielleria, bibita, cemento, costruzioni, carta, ferro. Potremmo andare a vedere per quanto riguarda le risorse, che è abbastanza facile vendere, nel senso se abbiamo un eccesso, boh, basta venderlo, tipo alluminio. Tonnellate per anno, ok. Decisamente possiamo andare a vendere l'alluminio in eccesso e lo possiamo andare a vendere se avessi ben presente la cifra. Ne produciamo più o meno 400.000 in più rispetto a quello che ci serve. Vabbè, gli Stati Uniti sono sempre qua con una grande richiesta. Però vorrei diversificare un pochino, ma mi sa che non è possibile. Perlomeno se voglio un prezzo molto alto d'acquisto. La Russia naturalmente no. La Cina naturalmente no. Tra l'altro, chissà perché mi ha riportato in fondo. Ah, probabilmente ho scorso troppo velocemente questa levetta. Sì, beh, decisamente vale la pena venderlo agli Stati Uniti. Va bene, ok. Venderemo l'alluminio agli Stati Uniti. L'argento. Qua invece con i consumi non siamo messi così bene. Bauxite. Bauxite ne abbiamo in eccesso. Consumi. Anche qua Stati Uniti. Stati Uniti o Canada? È un bel contratto con il Canada. Quindi facciamo un incontro con i canadesi per la bauxite e un incontro con gli Stati Uniti per quell'altra risorsa, naturalmente. Giustamente loro li dovremmo andare a beccare fra un po', magari li incontriamo a giugno. Non è disponibile per questa data, è anche vero che l'abbiamo incontrato da poco, però non voglio usare lo strumento dei contratti economici perché lo trovo poco efficiente, dato che vengono rimandate indietro le controproposte, cioè è un po' un casino gestire il tutto con quello. Spionaggio industriale fermato, ok. Se andiamo un attimo a vedere invece energia, fatemi vedere quant'è l'eccesso qua. Surplus di elettricità 45%, ok, quindi qua siamo messi benissimo in realtà. Potremmo andare
a togliere un po' di quelli a energia fossile, ma non esagerei sinceramente. Se ne andiamo a togliere 100, andiamo a togliere 20 di produzione. Se ne andiamo a togliere 200, andiamo a togliere 200 di produzione. Scusate, 40 di produzione. Ho detto una cifra completamente a caso, non so per quale ragione. Però dovremmo andare a compensare naturalmente con qualcosa. Una nuova centrale nucleare o altre centrali di altro tipo? No, limitiamoci a toglierne un po' a energia fossile e comunque andiamo a fare un po' di nuove centrali. Di sicuro ne facciamo un'altra nucleare. 108, ok, perfetto. E così sto facendo il disarmo. Bene. Energia nucleare 3000, la andiamo a fare. Mi sono già dimenticato dove avevo fatto l'altra. Mi sembra qua verso sud. Sì, qui. Eccola qui. E l'altra la andiamo a fare qui. Ok, perfetto. Andiamo a compensare ancora un pochino di tasse. Tassa sulle scommesse, il gioco d'azzardo, secondo me ci possiamo permettere di alzarla al 7,5% senza troppa opposizione, e invece no, avremmo opposizione. 7%? 6. Facciamo meno soldi di quelli che speravo, il nostro partito in realtà non è troppo a favore. Industria pornografica? Anche qua non è che ci possiamo fare chissà quanti soldi, però. Andiamo a tappare qualche buco, diciamo. 7,5%, ok, perfetto. Tassa sulle società è al 30%, riassetto aziendale, in realtà non volevo toccarla al momento. Però potremmo anche portarla all'1,5%, ci permetterebbe di raccogliere un po' di soldi. Tra l'altro, un problema di cui non parlo io naturalmente nel gioco, ma perché non è considerato, è quello dell'economia informale. In India c'è un'economia informale molto diffusa, a cui confronto quella che c'è in Italia è in termini assoluti quasi ridicola, e purtroppo non c'è nulla che si può fare in tal senso. Oddio, in realtà una cosa c'è, potremmo andare a vedere il livello di controllo fiscale, che però è solo uno dei tanti fattori che va a influenzare questo. Il paese sta aspettando iniziative da parte sua, operazione e movimento dei combattenti induisti, possiamo cercare di mandarli giù, la grande povertà a un livello soddisfacente, questo naturalmente ci fa molto piacere. Dal punto di vista degli alloggi stavamo già costruendo un pochino, ok. Continuiamo con la nostra rete di infrastrutture, ma prima andiamo a fare una cosa che mi sembra che non fossero troppo a favore. Riduzione fiscale per le auto. Allora, questa è molto costosa, però il fatto è che non me la fanno passare ed è un peccato perché sarebbe stata una buona occasione per spingere le auto elettriche, dato che abbiamo anche un interesse effettivo, dato che effettivamente possediamo parte del settore. Andiamo ad aumentare l'autostrada principale. Allora, vedo che qua la connessione c'è, quindi partiamo a questa città. Voglio che arrivi la rete a Nuova Delhi. Ok. 178 milioni, 12 mesi. Dai, voglio che arrivi a Nuova Delhi. Queste sono delle città minori, assolutamente. E dal punto di vista delle infrastrutture, per il momento ci blocchiamo e abbiamo lavorato prevalentemente sulla parte, perlomeno autostrade, sulla parte occidentale del paese. Rete Corea del Nord, tentativo di eliminazione del capo di Stato, facciamo che balza. Autostrade, inizio dei lavori. Legge per la tassa sulle scommesse, passata. Cellula operativa in Sri Lanka. Il nostro agente è stato ucciso. Incoraggiamo gli atleti. Tassa sul riassetto aziendale, passata. Operazione Bangladesh, passata. Perfetto. Ma l'incontro con il primo ministro canadese? Ma, scusate. C'è stato e me lo sono perso? Eh sì, sono un pollo io. Scusate, scusate, me lo dovevo essere proprio perso. E adesso che sto cercando di far andare il tempo, rischio naturalmente sempre di perdermi qualcosa. Rapporto di indagine in sicurezza. La violenza latente cresce. Fatemi vedere un po' se quello che dice è serio. Tasso di criminalità è salito di un po' effettivamente rispetto all'inizio del nostro mandato. Potremmo
Potremmo aumentare di un pelo i dipendenti pubblici, le forze di polizia. I morti su strada sono scesi. E non di poco, di 50.000. Mamma mia, 310.000 morti sono tantissimi. Dipendenza da droga è abbastanza alta. Poliziotti per abitante, anche questa è una cifra che è cresciuta. No, 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 per il momento non voglio andare a fare nient'altro qua. Ok, facciamo andare. Una delle operazioni antiterrorismo fortunatamente è andata bene. No, non voglio proporre un'alleanza militare, voglio semplicemente vendervi della bauxite. Oddio, in realtà non riuscireste a comprare tutta quella che abbiamo in eccesso. Qual era l'altra risorsa che volevamo vendere? Ah, l'alluminio? Sì, perché l'argento invece non ne abbiamo in eccesso. O era l'alluminio che volevo vendere a loro? No, decisamente non l'alluminio, allora era una quota di bauxite. Non so più parlare, maldizione. Sì, che poi anche qua andare a diversificare serve fino a un certo punto. Sono quasi tentato di non andare a rinominare i contratti, tra l'altro. Se non altro per velocizzare un po' il tutto. 44. Perfetto. Vediamo se riusciamo sempre a vendere qualche altra risorsa ai ragazzi qua, ai canadesi. Allora, abbiamo bauxite, cacao, caffè, carbone. Carbone lo stiamo già vendendo agli americani. Cemento è una di quelle risorse che generalmente non si vende mai prodotti in loco perché costa troppo esportarlo, essenzialmente. E ha molto senso. Diamanti? Abbiamo. No, dovremmo comprarli. Ok. Ferro invece. Wow. Questo sì che potremmo esportarlo. Ma non al Canada. Mais, manzo, materiale elettrico. Oro. Anche questo dovremmo importarlo. Piombo. Qua abbiamo un surplus che volendo possiamo vendere ai canadesi. Tra l'altro ho sentito un rumore stranissimo. Mi sa che sono le cuffie che hanno fatto un rumore strano, davvero inquietante. Non so se l'avete sentito, se l'avete sentito era bruttissimo. Vendita di piombo. Dai, non scherziamo, compratene 35.000. E alla via così, dai, per 1.500 facciamo. Un prezzo da amico. A quanto pare l'ha preso davvero come un prezzo da amico. Ok, perfetto. Poi a questo punto andremo a fare ancora un po' di contratti, ma li faremo con gli americani per l'appunto. La diversificazione la mandiamo al diavolo. Abbiamo rame forse da esportare e magari lo zinco. Ok, rame no. È perché uno di voi mi ha detto, ehi, l'India è piena di risorse, però non tutte le risorse minerarie che pensavo. Però poteva andare peggio, di sicuro aiuta avere tutte queste risorse per il settore dell'industria. Aiuta sempre averle. PIL in percentuale, diminuite la percentuale di valore del PIL agricolo sul totale. La percentuale di PIL creata dall'industria, scusate, dall'agricoltura, quella dell'industria è scesa, ma in modo meno significativo. E la quota dei servizi è scesa a sua volta. Questo vuol dire che il nostro paese al momento dipende molto di più rispetto a inizio partita dall'energia, dalla vendita di prodotti energetici come carbone e quant'altro. Passata la legge per la tassa sull'industria pornografica. Ok, semplice raccomandazione. Potremmo mettere più fondi, lo so, ma not yet, non ancora. Famiglia, lavoro, trasporti. Lasciamo stare un attimo questo. Curiosità, se io portassi. Allora, abbiamo visto che non riusciamo a portarla al 2% e a un 1,5%? Ok, così riusciamo a farla passare e ci facciamo ancora qualche soldo. Non sono un forte sostenitore della tassa sui grandi patrimoni in realtà, però in questo caso il partito sembra abbastanza neutrale in tal senso, quindi facciamolo. Ci vuole incontrare il presidente del Malawi, facciamo però che ci vediamo a. Sì, a inizio giugno. Perfetto. Elettricità contro benzina, continua a dirci questo. Disordine a Nuova Delhi. Ancora i sindacati.
No, 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 no. Non voglio mandare l'esercito. Non scherziamo, non scherziamo. Che se si manda l'esercito c'è un malus, naturalmente. Un bel malus che non vogliamo e naturalmente sono andati. Io gli ho dato l'ordine di rimanere e loro sono partiti. Quando non servivano. Ah, vabbè. Speriamo che non ci sia scappato il morto perché non sarebbe il massimo. Ok. Fine della rivolta Adeli. E alla via così. Curiosità, non abbiamo visto il... Quando sono le prossime elezioni? 2024 le parlamentari, ok. E qua mette insieme parlamentari e presidenziali, quindi va bene. Età legale per votare, votale per votare 18 anni. Doppio turno. Rinnovo illimitato. Durata del mandato 5 anni. E lo stesso vale quello del Parlamento, va bene. Nel frattempo abbiamo un po' di novità. Liberazione dei manifestanti e alleanza unica. Produzione elettrica, risposta sanitaria ancora. Ok, cerchiamo di prenderci degli informatori. Tra l'altro non abbiamo ancora guardato la schermata dell'educazione. Cioè sì, abbiamo guardato gli insegnanti, ma non abbiamo fatto nulla in termini di strutture e aggiustamenti. Vedo che la formazione tecnica è molto bassa. Tra l'altro l'India ha un grande settore per quanto riguarda le telecomunicazioni, i software e quant'altro, quindi dovremmo lavorare anche su quello. E secondo me vale la pena comunque mettere un po' di fondi sull'educazione tecnica. Riusciamo a portarla in pari magari con quella agricola? Vediamo. Quasi. Comunque abbassando quella generale riusciamo anche a risparmiare qualche soldo e fare una cosa di questo tipo. Turismo e lingue straniere, uno di voi mi ha chiesto come si fa a far crescere questo settore. In realtà non ci sono molti modi per farlo, uno è togliere la tassa sui turisti, ma... Aumentiamo la formazione tecnica e la formazione scientifica nell'alta educazione. No, 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 solo quella tecnica. Sono davvero molti fondi, sarò sincero. Al momento limitiamoci a una cosa di questo tipo. Piuttosto, vediamo il rapporto studenti-insegnanti primaria e secondaria. E il rapporto è molto alto. Io direi di andare ad assumere ancora un po' di insegnanti. Magari li portiamo a 940.000. Scusate, 9.400.000. Ok. E andiamo a costruire ancora un po' di infrastrutture. Andiamo a fare ancora 11.150. Scuole di educazione primaria. Quanto mi vanno a costare? Mamma mia, 15 miliardi? Ok, 1150. Dobbiamo naturalmente lavorare sull'educazione, ma non è che posso andare a distruggere il nostro budget, naturalmente. Incontro con il presidente dell'Iran. Incontro rischioso. Potrebbe essere non troppo popolare, però facciamolo comunque. Rapporto di indagine. Secondo le mie fonti, stanno criticando l'aumento dell'imposta sui ricchi. Ok. Andiamo a fare ancora un po' di strutture per l'educazione secondaria, che di solito sono quelle che mancano nella maggior parte dei casi. 2000. Il problema è che non ci sono dati per quanto riguarda le infrastrutture. Cioè queste infrastrutture perlomeno. 2357 ci costano una barcata. Cominciamo a farne 357 che è comunque un miliardo. Alta educazione ne andiamo a fare 190, 183. Sì, cosa ho scritto? 183, 83. Ci sono queste cose che mi stanno distruggendo. Centri universitari, ne andiamo a fare altri 4. E abbiamo speso un bel po' in termini di istruzione. Tra l'altro è scoccato il timer, ma io voglio vedere un attimo le reazioni alle manovre appena fatte. Vediamo un po'. Olè, un bel po' di fondi per quanto riguarda il oddio, ce lo segno come sociale, in realtà deriva dall'istruzione, dall'aumento dei fondi sull'istruzione. Reclutamento, ok, aumento salariale, continuano a chiedercelo e magari lo andremo a fare. No, non voglio questo assassino, assolutamente. Andremo a fare qualcosa per quanto riguarda i salari, ma lo faremo a fine anno, se vediamo che ci stiamo dentro. Io per il momento vi fermerei qua.
Legionari, vi ringrazio naturalmente per essere arrivati fin qua in questo video. Forse sono stato un po' più mogio, ma sto al momento definendo un attimo quello che voglio andare a fare in termini di campagna. Una cosa che vado a proporre prima di finire è la richiesta di diventare membro permanente dell'ONU. Ok, così vediamo che ne pensano i nuovi membri non permanenti. Io vi ringrazio come al solito per essere arrivati fin qua e spero che non vi perderete i prossimi episodi di questa campagna con l'India. Allora, a tutti i legionari e a presto!